Ricca di grandissime difficoltà sicure, anche di grandissimi stimoli, di grandissima motivazione, ma credo che la nostra forza sia sempre stata quella di preparare al meglio la prossima partita e di giocarla al massimo. Le pressioni ce le mettiamo da soli, non ce le mette la classifica, ce le mettiamo da soli perché pretendiamo tanto, perché siamo diventati ambiziosi, perché vogliamo vincere le partite e poi dopo i conti si faranno molto più avanti. Adesso non è nemmeno finito il giro d'andata, ci sono sei squadre, sette squadre in Italia fortissime, fortissime, noi siamo dentro quelle. E proveremo a fare del nostro meglio fino alla fine. Un elemento molto positivo, vista la lunga cavalcata da qui alla fine. Assolutamente, assolutamente. La squadra sa che le partite vanno interpretate, le partite possono cambiare, e dentro la partita devi lavorare tanto. Sapevamo le difficoltà della partita perché il Benevento sta bene, ci ha creato difficoltà, poi siamo stati bravi a compattarci, a lavorare bene con tanti giocatori sotto palla e a essere pronti però anche a colpire l'avversario. Quindi una vittoria importante in una partita difficile. Su Kjær, gran partita al rientro del danese e una presenza importante per la sicurezza della retroguardia, poi è uscito. Perché? Affaticamento? Eh sì, era faticato entrambi i flessori, normale dopo un po' di assenza, che poi Simon sia un giocatore importante per noi per la sua capacità di comunicare in campo, di tenere bene la posizione e di formare con Romagnoli una coppia molto affiatata, questo senz'altro sì, ma dobbiamo essere bravi a essere squadra comunque al di là delle singole caratteristiche.